Claudio Strinati non ha bisogno di presentazioni, non soltanto per la sua lunghissima attività in sovrintendenza a Roma e per la sua attività scientifica di altissimo livello. Quindi lascio subito la parola a lui e al titolo dell'argomento che inaugura la seconda sezione, Il Divin Pittore, Inventio. Nella pittura murale, soprattutto dedicata alla pittura murale. Claudio Strinati ci parlerà di una lettura dantesca delle stanze. A te la parola, Claudio, grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, cari colleghi. Le relazioni che hanno immediatamente preceduto sono state, nell'ambito della riflessione che volevo proporre alla vostra attenzione, per me molto, molto stimolanti e interessanti, per un motivo, cioè per molti motivi, ma uno in particolare, e cioè avevo un po' riflettuto sulla singolarità, diciamo, anche se forse non particolarmente importante, però sulla singolarità della doppia presenza di Dante Alighieri nella segnatura, in veste di sovrano poeta nel Parnaso e di, non dico teologo, ma insomma certamente di poeta teologo nella disputa, esaltazione dell'Eucarestia. Questa riflessione mi è stata sollecitata, diciamo, da una constatazione che mi è sembrato di aver fatto e che cioè nelle vite del Vasari, a cui comunque sempre si deve fare riferimento, forse l'opera più fraintesa, ecco, più incredibilmente mal riferita è la Scuola di Atene. La Scuola di Atene. Questo è stato notato da tutti gli studiosi, ma la spiegazione perché? Insomma, parliamo di Raffaello. Se noi vediamo le analisi che Vasari propone dei grandi capolavori di Leonardo, Michelangelo, Raffaello stesso, è difficile trovare un fraintendimento di questo genere. A un doppio livello, e questa è la cosa interessante, almeno a mio avviso, e cioè nella interpretazione del senso globale di questa opera, ecco, indubbiamente eccelsa, e poi nella identificazione dei personaggi. Sembra incredibile che è vero che l'identificazione dei personaggi della scuola di Atene è molto ardua, tuttora oserei dire. Però i livelli di fraintendimento del Vasari sono sorprendenti. Ebbene, mi ha molto colpito, non ci avevo mai pensato, in parte non lo sapevo proprio, mi ha molto colpito che le più antiche descrizioni del cartone dell'Ambrosiana sembrano improntate a un fraintendimento analogo. Abbiamo sentito come le prime testimonianze che descrivono questa opera fenomenale risalgono a 100 anni dopo la sua esecuzione, 1610, se non ho mal inteso quello che Monsignor Rocca spiegava prima. Ebbene, i due disegni separati vengono descritti con un fraintendimento inizialmente, poi naturalmente no. Uno sarebbe una predica di San Paolo, ma com'è possibile, anche se saranno stati piuttosto guasti, eccetera, com'è possibile
un simile fraintendimento. È dunque intrinseco in qualche modo all'opera stessa e tra l'altro, sì, è probabile, come ci diceva il collega che ha restaurato, che la parte superiore del cartone sia stata tagliata, però non è così sicuro. E come mai manca completamente nel cartone qualunque riferimento all'elemento, non dico fondamentale, però certamente rilevantissimo, che è la struttura architettonica, la città ideale, il Tempio di San Pietro secondo il progetto brabantesco. Poi ognuno di noi può leggerlo certo in una chiave diversa, ma insomma l'apoteosi della prospettiva centrale rinascimentale nel cartone non c'è. Perché? Non lo so, ovviamente nessuno di noi lo sa, ma insomma è notevole osservare come la scuola di Atene fin dall'antichità, a parte che il titolo è anche questo, in realtà non ha così gran senso, è sempre connotata di una difficoltà di interpretazione. D'altra parte, il punto cruciale del riconoscimento delle figure, e cioè Platone e Aristotele, sì, insomma, è curiosamente anche qui intricato. Da una parte Platone potrebbe essere Leonardo da Vinci, sì, anche se non, per esempio Vasari stesso non dice niente in proposito. Comunque, ma come mai Aristotele non ha una tradizione interpretativa, per cui ancora oggi noi possiamo dubitare, ma chi è? Come mai i due personaggi fondamentali, il fulcro di quest'opera dottrinale, non si è totalmente persa la memoria? Ma perché tutto questo? Perché a fronte di questo mi ha sempre molto impressionato il fatto che la figura di Dante Alighieri compaia ben due volte e compaia connotata figurativamente un po' con la... scusate, adesso non so... Ah no, vabbè, perché non avevo ordinato bene le diapositive, ma comunque diciamo, compare due volte come una sorta di sagoma, e anche connotata da quel concetto del fare parte per se stesso che accompagna l'immagine dantesca fin dalla prima tradizione esegetica, diciamo, nella sua Firenze, mista di ammirazione suprema, ma anche di gravi perplessità e dubbi. Ora, diciamo, Raffaello, la cui cultura letteraria e la cui capacità di fissare quel tipo di riferimento è a noi sconosciuta, quindi diciamo, siamo liberi di dire quello che vogliamo su questo punto, perché io credo perlomeno che, a prescindere dall'influenza di Castiglione, che comunque a quella data, alla data di esecuzione della segnatura, non è precisamente definita, è molto difficile stabilire il grado di consapevolezza di Raffaello su questo piano. Però una cosa è certa: Raffaello veniva da Firenze e non c'è dubbio che nel momento in cui Raffaello lavora a Firenze, certamente con un'attenzione a Leonardo da Vinci conclamata, eccetera, non c'è dubbio che nel campo dell'esegesi dantesca pesava molto diciamo, l'immagine figurativa rintracciabile soprattutto in Botticelli, nella famosa cosiddetta illustrazione della Divina Commedia, che a sua volta è molto difficile e complessa
anche questa da decifrare nelle sue motivazioni profonde. Botticelli era seguace, e questo dovrebbe essere abbastanza attendibile, era seguace da un lato del più insigne interprete di Dante nella Firenze del 400, che è Matteo Palmieri, un personaggio che oggi è un poco dimenticato, ma autore di un immenso poema che è una sorta, che è perfino più vasto della Divina Commedia, che è una sorta di ricalco, e in chiave ereticale, uso il termine ereticale perché eretico fu definito Palmieri, il poema di Palmieri tende, scusate, a riscrivere la Divina Commedia. Chiedo scusa, vorrei permettervi di prendere un goccio d'acqua, un poco di... A riscrivere, dicevo, la Divina Commedia, e contestando in qualche modo la tesi di fondo di Dante su quella che è l'incarnazione delle anime e così via. Quando Botticelli, e Botticelli è conclamato seguace, amico di Matteo Palmieri, che anche rappresenta in alcune sue opere. Quando Botticelli esegue i disegni, è probabile che li eseguisse in un periodo in cui Palmieri era scomparso da molti anni, è vero, e probabilmente per Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici, che sarebbe il committente. La Vulgata è questa, ma la prova filologica non mi pare che sia mai emersa con precisione, così come non è mai forse emerso con precisione il fatto che sia Lorenzo di Pierfrancesco il committente della primavera e della nascita di Venere. Comunque è probabile, ma tutto questo perché? È probabile, è possibile che un giovane artista come Raffaello Sanzio, in una Firenze in cui il processo di reinterpretazione di Dante era in un momento culminante, reinterpretazione sostanzialmente implicava un passaggio dalla condanna alla esaltazione, al modello supremo che poi sarebbe sempre rimasto. E è interessante, a parer mio, notare che la fisionomia della sagoma dantesca di Raffaello, sia nel Parnaso, sia nella disputa sul Santissimo Sacramento, si distacca fortemente dal tipo iconografico che era stato appena consacrato nella cultura fiorentina, soprattutto dai modelli di Domenico di Michelino in Santa Maria del Fiore e soprattutto di Andrea del Castagno nel ciclo di affreschi della Villa Carducci, dove credo per la prima volta, anche se di questo non sono sicurissimo, ma gli affreschi di Andrea del Castagno hanno un significato enorme per il riposizionamento della figura di Dante nella cultura fiorentina, perché nel ciclo degli uomini e donne illustri di Villa Carducci c'è per la prima volta il concetto figurativo delle tre corone, vero? E cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, quello che per noi è l'ovvio, insomma, proprio consacrato nella storia proprio della coscienza nazionale, si vede lì per la prima volta. E in effetti l'immagine di Dante, la figura di Dante di Andrea del Castagno è molto differente fisionomicamente da quella che Raffaello consacra, e che da quel momento in poi, dalla stanza della segnatura in poi, resterà l'immagine di Dante Alighieri. È vero che si direbbe già consacrata, cioè prima di Raffaello, per esempio adesso è molto diffuso quel ritratto botticelliano che si vede adesso in tutte le locandine, eccetera, però quel ritratto lì, per quanto riguarda
autografia e datazione c'ha qualche dubbio. Ma insomma, perché ho pensato a una sorta di ispirazione dantesca della stanza della segnatura? Beh, perché in effetti, anche le stanze successive lo sono, però la stanza della segnatura, a parer mio, ha una novità, una peculiarità, non tanto iconografica quanto concettuale, che in qualche modo può essere paragonata all'immagine che Dante Alighieri aveva ormai maturato nella cultura italiana, diciamo, di quel tempo. Cioè, non ci sono soltanto tre scene nella segnatura, è ovvio, però non si può negare che le tre pareti principali tali sono. In effetti, le tre immagini, le tre pareti della stanza sono in qualche modo davvero collegate a loro con un criterio di carattere dantesco, vale a dire tre cantiche, tre momenti cruciali del transito dell'essere umano nella cultura cristiana. Cioè, la scuola di Atene è chiaramente il mondo precristiano, che però, diciamo, esprime quella tensione che fa sì che Aristotele e Platone siano al centro, e la loro disputa è una disputa che porta verso il limite massimo cui il pensiero pagano è arrivato sulle soglie del cristianesimo, il Timeo, insomma. Quindi in qualche modo l'idea con cui Dante delinea il suo inferno è ad un'analogia proprio concettuale non indifferente a quella con cui è pensata la scuola di Atene. Poi il Parnaso si può abbastanza paragonare a una sorta di purgatorio, perché è un colle, vi sono i poeti naturalmente antichi, ma la strada che porta alla consapevolezza del cristiano è la poesia. Tant'è vero che nella Divina Commedia è Virgilio che guida Dante, e il concetto dantesco è: facesti come quei che va di notte e reca il lume innanzi a sé, non giova, ma dopo sé fa le persone dotte. E un principio del genere si intravede nel Parnaso, dove Dante infatti appare, anche qui sta facendo parte per se stesso, davanti a lui c'è Omero, e in qualche modo quella immagine complessiva introduce davvero al culmine, che è la cosiddetta disputa sul Santissimo Sacramento, che è un'ecclesia, comunque la si voglia, sia dal punto di vista della struttura architettonica sottesa, la grande abside, la zona sotto, l'altare, e quindi sostanzialmente la disputa sul Santissimo Sacramento, uso il titolo sbagliato, ma è il paradiso, è un paradiso. Quindi in effetti il fatto che l'aneddoto incredibile, inverosimile in qualche modo, eppure probabilmente vero, è quello sì imposto dal Vasari alla nostra attenzione, cioè arriva Raffaello, esegue, comincia la segnatura e il Papa caccia via tutti. C'è una cacciata, ma una cosa incredibile, che senso ha? Beh, concettualmente l'unico senso è che è arrivato una sorta di equivalente di Dante Alighieri, colui che ci guiderà in questo cammino, in questa costruzione. E qui in qualche modo l'influsso della lettura di Palmieri, che poi transita in Botticelli, un po' c'è, perché nella nuova lettura di Dante è molto rimarcato il concetto della città. La città degli uomini, la città di Dio, e naturalmente c'è un sottofondo agostiniano che... Ebbene, in effetti la stanza della segnatura, la grande novità
figurativa, ideale, concettuale della stanza della segnatura nel suo insieme è che è una città. Nessuno aveva mai pensato una cosa simile. Già il maestro di Raffaello, o presunto tale, Perugino, aveva già pubblicato, diciamo così, soprattutto al cambio di Perugia, organizzazioni di immagini implicanti grandi schieramenti, è vero, di eroi o personalità varie che si presentano davanti a noi, appunto schierati, proprio al polo opposto della nostra condizione attuale, l'assembramento, tutti i grandi sapienti, tutti i santi, eccetera, eccetera. Già, ma l'idea di Raffaello è assolutamente diversa e innovativa. Non c'è un vero precedente, c'è per la verità nella cultura urbinate. La scuola di Atene è l'apoteosi della cultura urbinate dentro la Roma cristiana, la cultura cioè della città e dello studio, dello studioro, diciamo così, calato in questa struttura. D'altra parte, io ho sempre pensato che Raffaello, e in questo un po' seguendo anche la dottrina di Castiglione, ha in qualche modo sentito in sé, non è possibile dimostrarlo, ma pensando un po' a quel tipo di... ha sentito molto in sé il destino del nome. Secondo me non è del tutto assurdo che in alcune opere cruciali della giovinezza, poi dopo lo usa, il tipo di firma Raphael Urbinas, scritto in capitali umanistiche, applicato in certe strategie visive, rimarchi in qualche modo il segreto del nome, che a mio avviso nella cultura umanistica di quel tempo è tutt'altro che rilevante. Raffaello è nato a Urbino. Urbino è la città per antonomasia, la città dei sapienti, e nel nome Urbino c'è Urbs, c'è la parola latina. Cioè, se io firmo Raphael Urbinas, intendo dire in qualche modo, tanto sono uno degli arcangeli che guida verso la visione, quindi, e sono l'Urbinate. L'Urbinate è il cittadino, oltre a, vabbè, è il nome suo, sì certo. E infatti, guarda un po', il modello supremo che tutti noi vediamo nella scuola di Atene è certo l'idea bramantesca, e Bramante naturalmente esprime quella cultura che per tutti noi emblematicamente è fissata nella cosiddetta città ideale di Urbino, il quadro che certamente chiunque l'abbia fatto, qualunque obiettivo abbia avuto, è comunque il grunt della cultura urbinata. È anche l'ispiratore della scuola di Atene, perché sì, è vero che la scuola di Atene riflette certamente il progetto del nuovo San Pietro, però non è una chiesa la scuola di Atene, è un luogo laico, è una città da cui i filosofi avanzano ed entrano nella piazza. Questa dimensione della costruzione della città un senso profondo ce l'ha, perché appunto Raffaello, bene o male, qui è bramantesco al 100%, Bramante è presente nella scuola di Atene, anche in modo comico, ironico. Questo è un dato che non andrebbe trascurato, la sua calvizie messa in evidenza, si china per terra per scrivere. Ma perché? Perché proprio il grande maestro, il sommo ispiratore, è presente nello stesso tempo, fino a un certo punto quasi non si vede, mentre vicinissimo a lui entra Raffaello in scena con una espressione che io non ho mai visto credo almeno che da un lato, scusate, lo vedo nello specchio se si vede, ecco la città ideale di Urbino, volevo soffermarmi un po', e volevo dire una cosa e poi chiudo perché giustamente Barbara mi ha rimproverato.
La città ideale di Urbino si sa bene, non si sa chi l'abbia fatta, però è interessante ricordare che la più antica testimonianza che fa riferimento a questo quadro, che è antica parecchio, dice che la città ideale di Urbino è di Fra Carnevale. Fra Carnevale è stato, e questo è ben conclamato, il maestro di Bramante. Ha insegnato a Bramante la pittura e questa è l'opera celeberrima di Fra Carnevale, Santa Maria della, la pala di Santa Maria della Bella Urbino, poi divisa in due. Beh, ma il tipo di costruzione della città e di visione delle persone che si muovono nella città di Fra Carnevale è esattamente il presupposto della scuola di Atene. Non c'è un precedente così preciso e nulla impedirebbe di pensare che Fra Carnevale sia veramente l'autore della città ideale di Urbino e che Raffaello Bello sapesse, o al limite che ne sia stato l'autore, magari con Bramante il suo allievo. Questo però non si sa, ma quello che volevo... Ecco, vedete la faccia di Dante, di Andrea del Castagno, quanto non assomiglia minimamente a quanto assomiglia invece Raffaello al primissimo prototipo, il ritratto del Bargello, che vabbè, noi oggi vediamo alquanto rifatto. Ed eccolo Raffaello. Volevo dire, Dante Alighieri comincia la Divina Commedia parlando di paura, di timore. Entra nella selva oscura timoroso e viene salvato da Virgilio che lo accompagnerà verso la gloria. Non ho mai visto un autoritratto di ingresso, di solito si fa sempre il paragone, ma come Signorelli a San Brizio, invece secondo me no, non è vero per niente. Anche qui c'è un'apparente similitudine con la tradizione e lo scarto sensazionale del sommo genio. È un giovane timido, quasi spaurito, che entra dentro il suo capolavoro, accompagnato da un uomo più maturo, che pure anche lui non c'è documento, non c'è testo che ci aiuti a identificarlo, che sembra guidarlo e ha un'aria invece lieta, quasi esprimente una sorta di metafisica felicità. Io ho sempre pensato, ma per pura suggestione, che sia Giovanni Santi, che sia il padre, che non sia... Che era pittore, quindi va benissimo che un pittore accompagnato da un altro pittore, che vede realizzato il suo desiderio, cioè portare questo figlio geniale, bravissimo, eccetera, alla suprema gloria e alla riformulazione del linguaggio estetico del suo tempo. Questa però è una fantasia. Grazie Claudio, non ti volevo assolutamente riprendere, volevo semplicemente così dirti quant'era ancora il tempo a disposizione. L'idea del doppio ritratto della scuola di Atene, recentemente studiando appunto e preparandomi per la mia relazione di domani sulle stampe, in una stampa settecentesca è detto che è Perugino, quindi il suo maestro, e questa è una tradizione, sappiamo anche che è stato identificato come Sodoma, ma l'idea del padre Giovanni Santi è suggestiva e quindi la accogliamo tutti con piacere, e come accogliamo con piacere questa idea delle tre cantiche raccontate nella stanza della segnatura. Quindi ti ringraziamo tantissimo di questo intervento. E adesso per l'ultima della mattinata prima del pranzo, e ringrazio veramente di cuore della disponibilità Silvia Ginsburg, anche lei come tutti non ha bisogno di presentazioni. Silvia Ginsburg insegna da tanti anni a Roma 3, recentemente ha curato con anche un bellissimo catalogo un'interessantissima mostra raffaellesca sul putto dell'Accademia di San Luca, per cui le siamo molto grati. No, per questo. Io non ho curato la mostra. Ah, però non la mostra, ma il catalogo e lo studio in qualche modo. Solo lo studio, sì, scusa. E però le siamo grati del contributo che ha dato. Invece oggi ci parla
della nuova così, interpretazione e visione della Stufetta del Cardinal Bibbiena, che ricordo a tutti andremo a visitare domani pomeriggio. Grazie mille, ringrazio la direttrice e naturalmente i musei per questa accoglienza e per questa iniziativa. Grazie, tutta un'altra cosa. Leggo un testo che ho limato cercando di farlo diventare, diciamo, nel tempo giusto, farlo rientrare nel tempo giusto, ci sono riuscita fino a un certo punto, grazie di essere l'ultima, vi farò andare via, insomma. Dunque, come cambio... Grazie. Sì. Tra i molti cantieri che impegnarono Raffaello e la sua bottega nella Roma leonina, la decorazione della stufetta e della loggetta del cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena è quello che siamo in grado di datare con maggior precisione. I due ambienti sono quanto rimane dell'appartamento che Leone X aveva fatto edificare fin dal 1513 al terzo piano del Palazzo Apostolico, in corrispondenza del proprio al piano sottostante, assegnandolo a Dovizi, figura cruciale del suo pontificato. Legato fin dalla prima giovinezza alla famiglia dei Medici, tramite il fratello maggiore Piero da Bibbiena, segretario particolare di Lorenzo il Magnifico, Bernardo era stato legato ai figli di Lorenzo, Piero e Giuliano, e soprattutto Giovanni, che nel 1513 aveva sostenuto in conclave, venendo subito dopo la sua elezione, nominato tesoriere pontificio e poi cardinale di Santa Maria in Portico. Egli risulta vivere nell'appartamento già nel dicembre 1514, quando vi si verifica un incendio. Tra l'aprile e il maggio del 1516, l'avvio e il rapido procedere dei lavori di pittura nella stufetta e nella loggetta è registrato quasi a diem nelle lettere inviate al Dovizi da Pietro Bembo, che segue il cantiere per l'amico in quel momento lontano da Roma. La decorazione avanza speditamente, ho dovuto tagliare sul fronte dei documenti, se ci sarà un testo pubblicato sarà più lungo. Il 19 aprile 1516 Bembo avvisa Bibbiena che Raffaello chiede, cito, che gli mandiate le altre storie che stanno a dipingere nella vostra stufetta, cioè la scrittura delle storie, perciò che quelle che gli mandaste saranno fornite di dipingere questa settimana. Il 6 maggio scrive ancora, cito, la stufetta si va fornendo e veramente sarà molto bella. Le camere nuove sono fornite e la loggia. Solo vi manca vostra signoria, la quale venga tosto. E il 20 giugno, cito, bastami darvi contezza, salto, che la loggia, la stufetta, le camere e i paramenti del cuoio di vostra signoria sono forniti ed ogni cosa l'aspetta. La loggia qui è senz'altro da intendersi come la loggetta. I due ambienti che conosciamo appaiono dunque essere stati dipinti nello stesso momento, la tarda primavera del 1516. In altri casi, tuttavia, la menzione di una loggia nei documenti ha indotto confusione con una delle altre presenti nel palazzo, con il risultato che è entrata negli studi, ancorché in modo incerto e contraddittorio, l'idea che si sia intervenuti nuovamente nella loggetta l'anno successivo, 1517. Scrive Bembo il 19 luglio 1517, cito, «Di nuovo la loggia di vostra signoria si va edificando e torna bellissima». Diversi studiosi, tra i quali Oberhuber, Lada Kos e da ultimo John Sherman, hanno sostenuto l'identificazione della loggia citata qui con la loggetta. Vi è però motivo di credere che ci si riferisse in questo caso alla terza loggia, contigua alla loggetta, sullo stesso piano del palazzo. Ciò pare confermato da una lettera del 18 aprile 1518 di Bartolomeo Bibbiena, lontano parente di Bernardo, a Latino Giovenale Manetti, già segretario del Dovizi. Cito, sono tutti i documenti in Sherman, naturalmente. Nella loggia sono dritte le colonne e Messer Giuliano Leno sollecita Nostra Signoria perché si finisca di cornici, di palco e di finestre e si dipinga come ha da fare. Per Sherman questa è ancora la loggetta, il che porterebbe appunto a datare l'intervento dei pittori di Raffaello a dopo questa data dell'aprile 1518. Ma la loggetta non ha colonne né palco ed è più probabile che ci si riferisca qui ai lavori di completamento della terza loggia, che verrà poi dipinta da Giovanni da Udine e portata a conclusione solo ai tempi di Pio IV.
a confermare che la loggetta era terminata alla fine della primavera del 16 e del resto, oltre alla corrispondenza citata, una lettera del Papa a Bibbiena del 13 luglio 1516, redatta in latino da Bembo, suo segretario dei brevi, correttamente letta da Redig de Campos, che l'aveva rinvenuta, di fatto introdotta negli studi, ma malintesa da Sherman, nella quale Leone X comunica il desiderio di abitare lui l'appartamento di Bibbiena, cosa che evidentemente avvenne, poiché il 18 agosto 1516 Agostino Gonzaga, in una sua missiva, dice che il Papa, cito, «la sera poi si passeggiò sopra una loggia, fatta nuovamente per sua signoria, per buonissimo spazio di tempo, dove concorse grandissimo numero di brigate e lì stette pubblicamente a dare audienza». Nel commento, Sherman suggerisce che si stia parlando qui delle logge leonine, ma più plausibilmente questa testimonianza va letta in sequenza con la precedente, a indicare che la loggia, fatta nuovamente per sua signoria per buonissimo spazio di tempo, fosse appunto la loggetta, già decorata e dunque fruibile, cosa che le logge a questa data non erano, ed eseguita appunto a spese del Papa, anche se destinata al Bibbiena. Ringrazio Barbara Agosti e Maria Beltramini per aver discusso con me questi documenti e per l'aiuto nella traduzione della lettera di Leone X, che purtroppo non posso citare per ragioni di tempo. Mi sembra si possa ritenere che non ci fu nessun rifacimento della loggetta e che i due ambienti furono decorati nello stesso momento, tarda primavera 16, ovvero, come indica la cronologia indirettamente suggerita da Vasari, poco dopo e, credo, come immediata risposta a la riscoperta fatta da Raffaello e Giovanni da Udine delle pitture antiche nelle grotte sotto le terme di Tito. Ciò che rimane dell'appartamento di Bibbiena è dominato da un moto di restituzione dell'antico senza precedenti, a partire dall'architettura, che ripropone rigorosamente la struttura di un calendarium romano con l'intercapedine tra le due pareti per far passare il vapore come descritto da Vitruvio, il che permette di ipotizzare che poco prima di morire abbia giocato un ruolo nella sua concezione Giovanni Giocondo, il venerando antiquario, architetto e filologo, editore del Vitruvio illustrato nel 1511, chiamato da Leone X per affiancare Raffaello nella fabbrica di San Pietro a Roma dall'estate 14 alla morte nell'agosto 1515. Mi sono soffermata su questo in un'altra occasione. Quanto alla decorazione, la stufetta e la loggetta sono il primo caso, nel contesto raffaellesco, di una simile riproposizione della pittura antica, di così straordinaria forza evocativa e filologica insieme. Ben diversamente da come era avvenuto nella precedente stagione quattrocentesca della fortuna delle grottesche, qui non se ne propone una ripresa di natura iconografica e se ne offre invece una audace reinterpretazione di natura stilistica, una vera e propria traduzione del modello antico compiuta con mezzi moderni di natura materiale e formale. Tecnica e stile qui viaggiano avvinti, come nella ricerca della ricetta dello stucco bianco da parte di Giovanni da Udine, a cui Vasari dedica pagine appassionate. L'apporto tecnico e stilistico di Giovanni è assolutamente decisivo per determinare questo modo di intendere l'antico, che non mira mai alla mera imitazione, ma sempre alla radicale reinterpretazione, quel rapporto in cui riconosciamo il tratto distintivo della maniera moderna e che alle date di cui parliamo si era già imposto da anni nella riflessione sulla scultura antica, come attesta l'esempio del Bacco di Michelangelo, e che qui vediamo invece imporsi, mi sembra in questo modo per la prima volta, nel rapporto con la pittura antica. C'è una ragione per questa posizione di priorità dei lavori per Bibbiena ed è legata al contesto in cui nacque questa impresa, a chi la volle e a chi la eseguì. Un simile esito nasce dalle idee evidentemente suscitate dalla riscoperta delle grottesche tra quegli artisti e quei letterati. È uno scambio che lascerà un segno nella storia delle arti figurative e nella storia della lingua e delle lettere, del quale si è persa traccia scritta, ma di cui resta, parlante, il testimone dipinto. Molto si dovrebbe dire su Bibbiena, ma per il breve tempo a disposizione mi concentrerò sulle sole grottesche, con le considerazioni che mi pare si possano fare in merito. Vorrei segnalare però che un mio ex allievo, Roberto Berlini, sulla base di nuovi dati rinvenuti, sta per pubblicare un'ipotesi di interpretazione dell'iconografia delle storie della stufetta, aggiungendo elementi alla ricostruzione del rapporto tra Bibbiena e Bembo, nel primo dei tre volumi di studi raffaelleschi in uscita per l'Accademia Raffaello nella serie diretta da Anna Maria Ambrosini Massari.
Nella stufetta, ad accompagnare le storie sviluppate da Giulio Romano in disegni e cartoni dalle invenzioni di Raffaello, appaiono descritti sommariamente, mediante luce e colore, con l'intento di restituire gli effetti della pittura compendiaria romana, figurazioni marginali che sembrano poste a commento della funzione termale dello spazio, come questa di un barbiere bambino con un vecchio entro esili architetture. Nella loggetta, dove le storie occupano uno spazio minore e le grottesche si dispiegano con una libertà senza precedenti, sotto gli animali nei riquadri inghirlandati del soffitto si svolgono episodi misteriosi o brani di vita quotidiana. In entrambi gli spazi si vedono dipinte con uno stile intensamente naturalistico cose impossibili a verificarsi nella realtà, quasi dei paradossi visivi. Nella stufetta un putto con i capelli al vento come in una folle corsa tirato da chiocciole evidentemente lentissime, nella loggetta altri che recano faticosamente a savi e sacerdoti antichi pesanti strumenti per l'esercizio del sapere camminando su un filo, leoni che si arrampicano su leggerissimi steli vegetali, un sacerdote e una vestale antichi accompagnati da un cinghiale presso un braciere sacro dritti in perfetto equilibrio su una sottilissima lastra sorretta come un vassoio da tre putti, putti funamboli, soluzioni appunto grottesche che sembrano una presa in giro del passo celebre in cui Vitruvio si scaglia contro l'implausibilità di questo genere decorativo. E in un caso, all'improvviso, capiamo la battuta, o almeno così ci pare, perché il buffo putto trainato dalle chiocciole ci appare come un commento figurato spiritoso della celebre marca di Aldo Manuzio, scelta fin da principio dall'editore su suggerimento di Agnolo Poliziano, festina lente, affrettati con lentezza. Le grottesche erano note agli umanisti anche dai testi antichi, la condanna di Orazio e soprattutto appunto quella di Vitruvio, che vi leggeva, cito, cose insensate che non esistono, non possono esistere, non ci furono mai. Quello che vorrei proporre è che Bibbiena, unanimemente considerato il rappresentante maggiore del genere comico del suo tempo, autore della prima commedia moderna, La Calandria, raffinata reinterpretazione dei modelli plautini, rappresentata per la prima volta a Urbino nel 1513 con la scenografia di Girolamo Genga, abbia voluto vedere e sottolineare un parallelismo tra le grottesche appena riapparse e uno dei generi della facezia antica. Tra tutti, Bibbiena era l'uomo più adatto a cogliere questa possibile equivalenza e a giocarla nella decorazione del suo appartamento, rovesciando così la condanna di Vitruvio. Nel Cortegiano è lui chiamato a illustrare i caratteri del genere comico su richiesta di Emilia Pia, la quale ricorda come, cito, di questa materia più volte egli ci ha promesso voler scrivere. No, scusate. Dato il contesto in cui ci troviamo, mi sembra possibile intendere le invenzioni di figurette di umani, di animali, di suppellettili antiche che punteggiano la decorazione di entrambi gli ambienti, dipinte con un ductus libero, sintetico, veloce, di forte impronta naturalistica, a imitare la pittura romana antica, composte in accostamenti inattesi e combinazioni bislacche o misteriose, come un pieno equivalente dei, cito, detti pronti e acuti e mordaci, che nel Cortigiano vengono illustrati appunto dal Bibbiena, moderne reinterpretazioni delle facezie menzionate dagli autori antichi, Cicerone in testa. Nel De Oratore questi sottolinea appunto il carattere naturalistico delle facezie, rimarcando che, cito da Cicerone, anche se tutte le altre norme, sottinteso della retorica, si possono apprendere con l'insegnamento, queste, cioè le facezie, sono indubbiamente prerogativa della natura e quindi sfuggono a ogni regolamentazione. Le facezie sono distinte in due tipi da Cicerone, cito, due sono i generi delle facezie, quello sparso con eguale uniformità per tutto il discorso e quello pungente e rapido, il primo è chiamato dagli antichi umorismo, il secondo mordacità. Tra le due sono soprattutto le seconde, il genere per acutum et breve, del motto rapido e arguto, caratterizzate da rapidità e spontaneità perché graffianti e concise per loro propria natura e anzi proprio per questo possibili solo se spontanee. Su questa pagina del De Oratore è mutuato il discorso sul comico inserito da Castiglione nel Cortegiano, nel quale Bibbiena illustra le due maniere delle facezie, riprendendo pressoché alla lettera la distinzione ciceroniana appena citata. Tra, cito dalle parole di Bibbiena nel Cortegiano, quella urbana e piacevole narrazione continuata che consiste nell'effetto d'una cosa e la subita e arguta prontezza che consiste in un detto solo.
quelle che distingueremmo oggi definendole per un verso barzellette e per l'altro battute, alle quali aggiunge poi Bibbiena le burle di toscana tradizione. Se davvero Bibbiena vide un'equivalenza tra la battuta arguta e graffiante perché rapida e spontanea, frutto di sola natura, e quelle decorazioni della Domus Aurea appena riscoperte, e se davvero volle ricrearla nella decorazione del suo appartamento, certo egli dovette cercare un pittore capace di restituire quei medesimi caratteri di concisione, rapidità, naturalismo, con un tocco leggero e sicuro che potesse offrire un equivalente moderno della pittura compendiaria antica. Questo pittore non era Raffaello, ma Raffaello sapeva dove trovarlo. Secondo Vasari, le grottesche, cito, entrarono di maniera nel cuore e nella mente a Giovanni, che datosi a questo studio non si contentò d'una sola volta o due disegnarle e ritrarle, e riuscendogli il farle con facilità e con grazia, non gli mancava se non il modo di fare quegli stucchi sopra i quali le grottesche erano lavorate. L'esecuzione dell'appartamento di Bibbiena si colloca proprio in questo momento, all'indomani dell'escursione nelle grotte sotto le Terme di Tito, quando l'Udinese stava per capire come comporre la ricetta moderna dello stucco all'antica che trionferà nelle logge, ma effettuava sperimentazioni ancora limitate alla pittura. La stufetta e la loggetta sono infatti ancora prive di stucchi. È però significativo che nella loggetta compaia lo stesso ingrediente che poco dopo Giovanni userà per comporre la ricetta per lo stucco bianco all'antica, alla cui importanza Vasari dedica pagine intere, ovvero la polvere di marmo, qui utilizzata come base dell'intonaco per restituire il chiarore dei fondi antichi. Il dato è stato rilevato nella loggetta da Redig de Campos, cito da lui: la pittura è data a fresco sopra un intonaco di polvere di marmo facente da fondo chiaro alle grottesche. I tondi della volta, i quadretti mitologici, la zoccolatura e le finte nicchie hanno invece il normale intonaco romano a calce pozzolana. L'importanza di Giovanni da Udine in questa impresa per Bibbiena, nelle sue profonde conseguenze, non può essere in alcun modo sottostimata. Vasari lo sapeva bene e proprio perché vedeva chiaramente il ruolo di Raffaello, aveva ben chiaro quello, diverso e indispensabile, di Giovanni da Udine. Se tace sulla stufetta e sulla loggetta di Bibbiena, non è per una partigianeria nei confronti di Giovanni che dobbiamo spingerci a correggere, ma perché evidentemente non conosceva questi spazi, che anche allora si trovavano in un luogo di non facile accesso, persino per chi come lui aveva frequentato il Palazzo Apostolico. Deve essere stato Raffaello a capire che per restituire in chiave moderna l'effetto della grottesca antica era necessario attingere a uno stile e a una tecnica di matrice naturalistica, capaci di imitare il ductus di colore e luce senza disegno della pittura compendiaria. Egli sapeva che per la sua formazione Giovanni da Udine aveva queste qualità. Vasari parla di un suo alunnato presso Giorgione. Possiamo dunque supporre che, seguendo il suo primo maestro, l'udinese Giovanni Martini, presso il quale Giovanni da Udine era dall'estate 1502 con l'impegno da contratto di restare in bottega almeno 4 anni e mezzo, il giovane fosse a Venezia prima del 1507, quando il Martini licenzia la Pala di Sant'Orsola, in cui è palese la ripresa delle opere di Carpaccio e di Cima da Conegliano, mostro il comparto centrale che è a Brera. Giovanni da Udine sarebbe stato dunque attratto allora nella bottega di Giorgione, venendosi perciò a trovare verso i 18 anni testimone diretto dello scambio tra Giorgione e Dürer, che Alessandro Ballarino ha ricostruito nelle sue tappe decisive per la storia della pittura del primo Cinquecento. In un dialogo che cresce vertiginosamente nel reciproco dare e avere tra Giorgione e Dürer, Giovanni sembra aver prestato attenzione soprattutto al modo di lavorare del secondo. Penso agli studi naturalistici sugli animali e alle risposte suscitate in Dürer dall'incontro con il colore della pittura veneziana negli acquerelli stupendi, opere riconducibili al soggiorno italiano del 1505-6 poco dopo. Se ci si pensa, quello che conosciamo con certezza di Giovanni da Udine a Roma, a parte l'antico, viene dagli animali e dall'uso dell'acquarello di Dürer. Ed è questo a rendere così perspicuo, insieme così pittorico e libero, il suo naturalismo. E il suo modo di reinventare l'antico e anche il moderno. Mostro dalla magnifica bordura dell'arazzo tratto dallo spasimo di Raffaello e conservato nelle collezioni vaticane, che era nella collezione di Bernardo Dovizi da Bibbiena, citato nel Testamento, alcuni ritagli degli uccelli di specie diverse, descritti con meravigliosa fedeltà naturalistica e libertà immaginativa,
Certamente da Giovanni da Udine ci sono anche le cavallette che suonano la lira. Grazie al naturalismo di Giovanni da Udine, le raffigurazioni antiche delle grottesche, nelle quali un uomo come Bibbiena poteva vedere un parallelo del genere retorico antico del motto per acutum et breve, vennero tradotte in uno stile che, con un improvviso precipitare sul presente dell'interpretazione, si prestava appunto a essere considerato un equivalente moderno di quel carattere descritto. Così le grottesche condannate da Vitruvio venivano riscoperte per le medesime ragioni per cui egli le aveva spregiate, in quanto cose insensate che non esistono, non possono esistere, non ci furono mai, esse diventavano immagini implausibili, paradossali e perciò buffe, ovvero l'equivalente visivo presente di una categoria retorica del passato rivisitata in chiave moderna, così come la Calandria era stata appena dichiarata dal suo autore per la sua novità una commedia, cito dal prologo, in prosa non in versi, moderna non antiqua, volgare non latina. Si fa strada qui, nel cantiere per Bibbiena, proprio con l'introduzione delle grottesche, una nuova distribuzione del lavoro collettivo nella bottega di Raffaello. Stufetta e loggetta furono eseguite insieme, ma con una differenza nella concezione e nell'esecuzione, indicata da un dato tecnico. Come rilevato da Redig de Campos, mentre le storie della stufetta sono evidentemente riportate da cartone, le grottesche anche lì evidentemente non lo sono e nella loggetta non vi sono tracce di trasporto di disegni preliminari. E infatti, mentre nella stufetta per inventare le parti narrative Raffaello attendeva da Bibbiena la scrittura delle storie e poi forniva a Giulio Romano indicazioni sulle invenzioni da cui partire che l'allievo avrebbe sviluppato in disegni e cartoni, nella grande quantità di parti decorative della loggetta le invenzioni sono dei singoli pittori, trascinati dall'obiettivo di imitare la libertà, corsività e rapidità del ductus antico e della facezia, per acutus et breve, in un naturalismo moderno. Fu a partire da questo momento che nella bottega di Raffaello io credo entrò un modo di lavorare che si affiancò a quello impostato su quella funzione del disegno che abbiamo imparato a capire dagli studi di Oberhuber, di Sherman, di Silvia Ferino, di Achim Gnan. Entra cioè necessariamente un modo di procedere più rapido, più libero, che corrisponde a uno stile in cui sono il calore, il colore, la luce e il tocco veloce a determinare l'equivalente moderno del modello antico e non il ben più lungo e meditato processo che presuppone, dopo l'invenzione del maestro, il suo sviluppo grafico. Ne deriva che nella bottega di Raffaello, mentre Giulio Romano e Giovan Francesco Penni perseguono e portano fino a conseguenze lontane il sistema di lavoro che segue una sequenza sempre avviata da un'invenzione del maestro, che magari finisce per essere del tutto modificata, come nella Madonna della Quercia, ma che tuttavia parte sempre da lui, Giovanni da Udine e i suoi più stretti collaboratori, ovvero nell'appartamento di Bibbiena, Polidoro e forse già Maturino e altri che è difficile individuare con certezza, ai quali si aggiungerà, credo subito dopo quel cantiere, l'importante apporto di Perino, innestano un modo di lavorare che di fatto marca un salto nel processo di indipendenza dalle indicazioni del maestro, un salto che non potrà che imprimere un'accelerazione impressionante allo sviluppo della maniera. Giovanni dipinge la prima, senza cartone, non credo su spunti grafici di Raffaello, plausibilmente anche lui su suggerimento di idee del Bibbiena in questo caso, certamente su idee proprie, così come su idee proprie dipingono i suoi collaboratori, ancorché molto giovani. È così che troviamo nella loggetta di Bibbiena un'interpretazione della grottesca antica che si fonda su un'invenzione di Michelangelo. Un'idea prodigiosa che dà un senso di vertigine per come anticipa soluzioni formali che solitamente si tendono ad ascrivere a Parmigianino, allungamenti aggraziati e direttrici sghembe e nelle quali invece, palesemente, siamo costretti a riconoscere le prime già sicurissime prove del genio di Polidoro. La sua presenza è stata riconosciuta nella loggetta già da Leone de Castris in questa figura, di cui è forse sciupato lo sguardo, ma non il bambino scocciato ai suoi piedi, ma un confronto come quello mostrato ha conseguenze di rilievo non solo sulla cronologia del pittore, dal momento che nel generale parere degli studi, con l'eccezione di Achim Gnan, il disegno di Oxford è datato dopo l'arrivo a Roma di Parmigianino. Scusate. A saltare, qui è l'idea che a Roma, per spiegare un risultato così di maniera, bisognasse aspettare appunto il 1524, data dell'arrivo di Parmigianino.
Le invenzioni dispiegate sulle pareti della stufetta e della loggetta nel cantiere raffaellesco, seguito da Bembo, sono dunque l'esito più prossimo, assolutamente coincidente per date e per ambiente, all'avvio del proemio Il terzo libro delle prose della volgarlingua, databile con Carlo Dionisotti tra gennaio 1515 e marzo 1516, nel quale si invitano i letterati ad imitare gli artisti e non il contrario, come spesso viene detto contraddicendo il dettato del testo, e segnatamente Michelangelo e Raffaello nel moto di reinterpretazione delle forme del passato al fine di coniare una lingua nuova. Il classicismo non esiste. O se vogliamo, Bembo non fu classicista nel senso della norma rigidamente intesa, come si ama pensare. Del resto, con la forza reinterpretativa con cui si erano recuperati quegli esempi di pittura antica grazie allo stile moderno, messo in campo dagli artisti che per questo egli invitava i letterati ad imitare, a Bembo non deve essere certo sfuggito che le grottesche che Vitruvio condannava avevano finito per essere salvate proprio da Cicerone. Grazie. Grazie Silvia, non so quanto hai parlato, ma veramente grazie di aver sintetizzato una relazione dotta è veramente molto molto incisiva, veramente complimenti, perché è un bellissimo spunto per tanti di noi a ragionare. Guardo Guido e guardo in tanti che ci stiamo occupando in questo tempo delle logge e che chiaramente conosciamo la stufetta e la loggetta, e sono d'accordo con te, è poco conosciuto perché ancora oggi è molto complicato andarla a vedere. Infatti domani, prima mi sono espressa così, ma domani la visita è limitata a 15-18 persone massimo, quindi io ci rinuncio volentieri a favore di qualcuno che chiaramente non la vede da tanto tempo, non l'ha mai vista, quindi ti ringrazio veramente di cuore. Direi che ci fermiamo qui, riprendiamo alle 14:30 in punto, perché così riusciamo a svolgere con attenzione tutto il programma del pomeriggio, che si presenta molto fitto, tra cui anche appunto i risultati di tanti cantieri restauro, Costantino e anche soprattutto il cantiere pilota delle logge. E vorrei ricordarvi che qui nella sala 10 e nella sala 11 abbiamo allestito un pranzo plassé seduto per tutti noi, quindi siete tutti benvenuti, tutti anche gli ospiti che sono qui presenti oggi, oltre ai relatori. Grazie.